Daniello, il portiere biancazzurro, a cui mi sento di fare i complimenti perché fare l'esordio in uno stadio così non era affatto facile e ti sei fatto trovare pronto quando in due occasioni sei stato chiamato in causa con delle conclusioni dalla distanza. Una tra l'altro il pallone ti è rimbalzato anche davanti. Sì, no, sono molto contento per questo esordio. Non era facile, qui a Foggia non era veramente facile, però è tutto l'anno che mi impegno in allenamento, non mollo mai, do sempre il massimo per migliorare. E speravo anche alla fine in questo esordio. Devo ringraziare tutti i compagni, la mia famiglia che veramente mi sono stati sempre vicino, sia nei momenti belli che nei momenti brutti. Raccontaci quando Zeman ti ha detto che toccava a te all'intervallo, intanto se sai anche cosa ha fatto Plizzari. No, Ale non so cosa ha avuto, mi stavo riscaldando, quindi non ho avuto occasione di... non so cosa ha avuto. Niente, non me l'aspettavo sinceramente, non me l'aspettavo, però il calcio somma arriva nelle gerarchie. No, assolutamente, siamo tutti e tre sulla stessa linea, alla fine decide il mister. Quando ti ha comunicato tocca a te, cosa hai pensato? Niente, ho pensato che alla fine dovevo stare solamente tranquillo e mi dovevo godere il momento. Le conclusioni da lontano di Schenetti e Bjarkason, sei stato molto attento? Sì, sono cose che ci lavoriamo molto in allenamento, quindi sì, sono stato attento e speriamo bene nel futuro. Il gol cosa è successo? Che ho sbagliato un po' i due centrali sul movimento di Okunsei? No, ma è stato un rimpallo fortuito, una cosa un po' così. Alla fine mi sono trovato tu per tu con l'attaccante, ho provato a chiudere più porta possibile, purtroppo non ci sono riuscito. Ti chiedo un'ultima cosa, se quest'estate quando sei arrivato con De Sogus dal Cagliari ti avessero detto farai il tuo esordio in maglia biancazzurra in una semifinale playoff a Foggia davanti a 12.000 spettatori, cosa avresti detto? Di sicuro non avrei mai creduto in una cosa del genere, è veramente bello.